Le affermazioni di Socrate segnano sempre una rottura rispetto al comune modo di pensare, e questo dovette anche alienargli le simpatie dei suoi concittadini. C'è un tale ironico che è rimasto iconico, Socrate l'antico, di lui ora ti dico. Alla fine del Fedro noi troviamo una preghiera che Socrate formula, rivolgendola a Pan, una preghiera che è assolutamente anticonvenzionale, perché punta ai beni dell'anima anziché ai beni esteriori. Per noi vale come un breve decalogo, anche se sono soltanto quattro i punti, che però ci consegna una ricetta da seguire, sempre valida se vogliamo puntare all'equilibrio e alla serenità. Vediamola. Intanto chiede di diventare bello dentro, perché la vera bellezza è quella interiore, ossia l'armonia interiore dell'anima, il tendere alla conoscenza e quindi al bene. In secondo luogo, Socrate chiede che ci sia un accordo tra ciò che è esteriore, legato al corpo, e ciò che invece è interiore, legato all'anima. Quindi un'armonia tra ciò che si ha e ciò che si è. In terzo luogo chiede di considerare ricco il sapiente, concetto caro tra i greci. Solone, di fronte al ricco Creso, non lo ritenne certo l'uomo più felice sulla terra. Perché? Perché conta l'oro dell'anima, che è la sapienza, non l'oro materiale, che è corruttibile e che corrompe, che stravolge le menti degli uomini. Infine Socrate si augura di possedere l'oro della sapienza, non quello materiale, la ricchezza del sapiente, anzi si augura di poterne avere tanta, ma entro i limiti consentiti all'uomo, entro la giusta misura. Insomma, davvero un tipo strano se per lui la sapienza rappresenta la ricchezza più grande. Meditate, gente, meditate.